Supponiamo di dover stimare un valore di un parametro, uno stimatore puntuale, di avere scelto lo stimatore, di aver raccolto i dati. Ci chiediamo se da quei dati, una volta che abbiamo calcolato il valore dello stimatore, se possiamo estrarre ulteriore informazione da quello che abbiamo raccolto, senza cambiare lo stimatore, ovviamente. L'idea, diciamo, per esempio, potrebbe essere questa. Io ho dei dati, ho scelto di fare la media campionaria, faccio la media campionaria e mi viene 5. Quindi il valore stimato del mio parametro è 5. Mi chiedo se, dato quel valore della media campionaria, cioè condizionatamente al fatto che io abbia trovato 5 come valore della media campionaria, mi chiedo se è possibile estrarre ancora qualche cosa dalla distribuzione congiunta dei dati. Ecco, se questo non è possibile, allora si dice che lo stimatore è sufficiente, nel senso che è sufficiente probabilmente perché è una situazione positiva quella di non poter estrarre ulteriore informazione, è un'informazione di, in un certo senso, di ottimizzazione. Non è scontato che quando si sceglie un certo stimatore, la distribuzione congiunta dei dati condizionata a quel valore dello stimatore sia indipendente dal parametro da stimare. Questo poi deve valere per ogni valore possibile del parametro. L'idea che sta sotto è un'idea matematica, perché quando si sceglie uno stimatore, di fatto si sceglie una famiglia di superfici di livello, no? E quindi, una volta dati i valori dei dati, la superficie di livello è fissata. Ecco, l'idea è che quando ci si mette su quella superficie di livello lì, la distribuzione congiunta dei dati in teoria può dipendere dal valore del parametro da stimare, oppure no. Quindi, quando questo non succede, si parla di stimatore sufficiente. È un po' un modo di dire. Per dire che non è più possibile estrarre ulteriore informazione dai dati che si sono ottenuti usando naturalmente quello stimatore. Ci sono dei teoremi che dicono quando uno stimatore è sufficiente e ci sono degli esempi anche molto abbastanza facili da calcolare. Andiamo a vedere come funziona questa cosa. Vediamo allora cosa intendiamo dire con dati sufficienti. Intanto consideriamo l'insieme di variazioni dei parametri delle variabili x1, xn, che è ovviamente rn. Quindi abbiamo rn. E consideriamo una statistica che chiameremo t x1 xn, che in generale è una funzione regolare da Rn in R. Consideriamo le superfici di livello, quindi siano t con t le superfici di livello di t piccolo, quindi sono delle superfici sulle quali t è costante. Quindi qui avremo t piccolo uguale a t1, t piccolo uguale a t2, t piccolo uguale a t3 e così via. Sappiamo che le t con t sono a 2 disgiunte e la loro unione è uguale a tutto Rn, quindi definiscono quella che si chiama una partizione di Rn, come ben sappiamo. Naturalmente, due distinte statistiche, T1 e T2, possono avere le stesse superfici di livello. Per esempio, T1 più T2 più T3
scusate, ho sbagliato, x1 più xn e x1 più xn al quadrato. Queste chiaramente sono, almeno localmente, hanno le stesse superfici di livello, però non sono la stessa statistica. E in certi casi le cose possono essere anche molto più complesse, perché magari un'espressione si può scrivere come funzione di altre, quindi vedere che le variabili, che le superfici di livello sono le stesse, potrebbe non essere evidente. La domanda che ci si pone in questi casi è se di tutte queste superfici che hanno la stessa partizione, ve ne sia qualcuna migliore delle altre, cioè data la partizione, si cerca di individuare delle statistiche ottimali. Diciamo, non chiamiamole ottimali perché le abbiamo già chiamate, le statistiche migliori di altre. Allora, l'idea qual è? L'idea è che quando io prendo il campione, questa ha una densità congiunta che dipende da tutte le variabili e la si può, che dipende, diciamo così, da tutte le variabili. Naturalmente, quando usciranno i dati, questi si troveranno, e quando verranno raccolti e daranno, data una certa statistica, daranno un certo valore, quindi la t di x1 segnato, xn segnato, sarà un certo valore t segnato, allora noi potremo chiederci qual è la distribuzione condizionata dell'x1 xn dato il fatto che x1 segnato e xn segnato hanno dato il valore t segnato. Quindi io posso considerare la f di x1 xn dato t di x1 xn uguale a t segnato, che sarà una certa funzione di x1 xn e t segnato. Ora, qual è il punto? Il punto è che f x1 xn dipende da teta, dal parametro da stimare. E in teoria anche f x1 xn dato t x1 xn uguale a t segnato. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io so che il valore teta è 3, quello che mi dice la statistica, cioè che la stima di teta è uguale a 3, quando t segnato è uguale a 3, la f condizionata al fatto che la statistica dia 3 potrebbe dipendere da teta in modo assolutamente tranquillo. Perché? Perché non abbiamo fatto altro che partire da un campione nel quale c'è dentro anche la teta. Ebbene, le statistiche sufficienti sono quelle in cui, per cui la f x1 xn dato, e la chiameremo, le statistiche sufficienti le chiameremo s di x1 xn, sono quelle per cui la distribuzione congiunta dato sx1 xn uguale a s, quindi funzione di x1 xn s e in linea di principio anche teta, in realtà non dipendono da teta. Mentre invece per una statistica non sufficiente sì. Quindi l'idea è che quando noi sappiamo di usare una statistica sufficiente, vuol dire che condizionatamente all'essersi verificato
quel set di dati noi non possiamo più recuperare nessuna informazione sul parametro teta, perché la distribuzione condizionata a quel set di dati non contiene più il parametro teta. In generale, se uno prende una statistica a caso, questa dipende dal parametro da stimare. Vediamo un esempio. Io prendo per esempio una Bernoulliana, quindi prendo fx di x uguale p alla x per q alla 1 meno x, per cui la fx1 xn sarà una p elevato a x1 più xn q elevato a n meno x1 più xn. Adesso mi chiedo, se io prendo come t di x1 xn, prendo esattamente x1, quindi la prima uscita. Quando io vado a considerare la distribuzione congiunta, la distribuzione condizionata, cioè fx1 xn dato x1 uguale a x, tanto per dire, cosa devo fare? Devo semplicemente mettere x1 uguale a x, quindi avrò una px più x2 più xn per q alla n meno x, anzi, mettiamolo in rosso così si vede meglio, per dire che questo è il valore s, più x2 più xn. Però questa io non ho, non è tutta, perché io devo dividere questa per la marginale di x. La marginale di x è la distribuzione p alla x q alla 1 meno x. Oh, naturalmente io ho dimenticato di dire che teta è p, è il parametro p da stimare. Quando io divido questo per la marginale di x, che è p alla x q alla 1 meno x, perché è una Bernoulliana anche lei, io cosa trovo? Trovo che mi rimangono tutti gli altri parametri. Vedete che mi rimane p alla x2 più xn, q alla n meno x2 più xn fratto, sì, meno 1, devo togliere questo. E quindi questa quantità qua dipende da p. Se prendiamo invece la statistica S uguale x1 più xn, allora ci accorgiamo che per calcolare la fx1 xn dato S uguale a S piccolo, dobbiamo semplicemente sostituire x1 più xn il valore di s, e quindi abbiamo al numeratore p alla s q alla n meno s. Al denominatore ci va la marginale della somma, che sappiamo essere una binomiale, quindi n su s p alla s q alla n meno s, e pertanto p e q si semplificano. Il risultato è addirittura una uniforme, 1 su n su s, che è indipendente da p. Pertanto s uguale x1 più xn è sufficiente. Se le variabili sono continue, è molto più complicato stabilire se una certa statistica è sufficiente o no, perché il problema è la distribuzione condizionata. Perché quando ci si hanno, diciamo così, n variabili x1, xn, e si vuole restringere queste variabili a una funzione del tipo g di x1, xn
uguale a g con 0 e trovare la distribuzione condizionata. E diciamo, dal punto di vista dell'integrazione è complicato, perché la f di x1 xn, diciamo, viene integrata rispetto alla misura di Lebesgue, e quindi l'integrale di f x1 xn è un'integrale normale, usuale. Ma quando si restringono le variabili x1 xn a un valore g con 0, cioè quando si va a considerare una famiglia di superfici di livello, allora l'integrazione su queste superfici di livello è più complessa, perché non sono in generale né dei sottospazi vettoriali né dei sottospazi affini, e quindi l'elemento di superficie, chiamiamolo così, è diverso ed è più complicato esprimere la funzione, la densità, rispetto alle variabili che ci sono sulla superficie. Ciononostante, diciamo, riusciamo a fare quello che ci interessa, perlomeno nel caso della normale e nel caso della, e vedremo nel caso della media campionaria. Quindi il nostro scopo adesso è di prendere, quindi come esempio, di prendere fx una normale, quindi 1 fratto radice di 2 pi greco sigma esponenziale di meno x meno mu fratto 2 sigma quadro, x meno mu al quadrato fratto 2 sigma quadro, e supponiamo che sigma sia uguale a sigma 0 dato, così abbiamo soltanto mu come parametro. Poi come s di x1 xn prendiamo la media campionaria x segnato n, e ci chiediamo se è uno stimatore sufficiente di mu. Quindi dobbiamo vedere se la distribuzione condizionata di x1 xn dato x segnato n uguale a un certo valore m è indipendente da mu. Allora, per far questo non è facile, perché anche se x1 più xn fratto n uguale a m è in realtà un piano nello spazio x1 xn, non è immediato capire qual è la misura di superficie che bisogna associare. Si può ragionare usando il cambio di variabile che abbiamo visto nel teorema di indipendenza, che vi ricordo è questo, y1 uguale x segnato n, y2 uguale x2 meno x segnato n e così via, yn uguale xn meno x segnato n, che avevamo usato per far vedere che la media campionaria era indipendente dal complesso delle altre variabili. Ecco, il teorema di indipendenza per campioni normali diceva che x segnato n, y1, è indipendente dal complesso y2yn. Allora andiamo a vedere come si fa, perché di fatto stiamo facendo un cambio di variabile. Il cambio di variabile, quindi consideriamo la f y1yn di y1yn, e se ricordate nel teorema di indipendenza, questa veniva una cn, diciamo che dipendeva anche da sigma 0, ma tanto è fissata, per veniva l'esponenziale di meno 1 fratto 2 sigma 0 al quadrato, veniva la somma per k che va da 2 a n degli yk al quadrato, meno 1 fratto 2 sigma 0 al quadrato, per la somma per k che va da 2 a n degli yk al quadrato, per, e questa è la parte interessante, l'esponenziale di meno n fratto 2 sigma 0 quadro per x segnato n, cioè y1 se vogliamo essere precisi, meno mu al quadrato. Questa qua era la f y1yn. Adesso la cosa interessante è che la distribuzione condizionata adesso richiede di fissare solo y1. Qui
serve fissare solo y1 uguale a m piccolo. E di conseguenza è facile, ci si può ricondurre alla definizione che abbiamo dato all'inizio del corso, cioè quindi la f y2 yn dato y1 uguale a m piccolo sarà semplicemente la distribuzione che otteniamo sostituendo al posto dell'esponenziale, dentro nell'esponente, la y1 uguale a m, quindi ci sarà un esponenziale di tutta quella roba lì, che chiamiamo, questa funzione la chiamiamo h, anzi tutta anche l'esponenziale, la chiamiamo h di y2 yn, quindi viene h di y2 yn per la funzione rossa, cioè l'esponenziale di meno n fratto 2 sigma 0 al quadrato m meno mu al quadrato, dove m è il valore di y1. Però dobbiamo anche dividere per la marginale, qui c'è una costante, dobbiamo dividere anche per la marginale di y1, che è una normale, perché y1 è la media campionaria, e quindi questo è 1 fratto radice di 2 pi greco sigma quadro sigma fratto radice di n, perché la media campionaria ha varianza sigma quadro su n, per l'esponenziale di meno 1 mezzo sigma 0 fratto al quadrato fratto n per m meno mu al quadrato, perché questa è la distribuzione di y1, cioè la marginale di y1. Di conseguenza notate che al di là della costante queste due parti si semplificano e quindi la distribuzione finale, la distribuzione rimanente, viene una certa costante nuova per una funzione h di y2 yn che possiamo anche esplicitare ma non ci interessa, e in particolare è indipendente da mu. Quindi x segnato n è una statistica sufficiente per mu se estratto da una normale, ovviamente. Questa è l'ipotesi fondamentale. Allora, da questo teorema si intuisce quello che potrebbe essere l'aiuto fondamentale per capire se una certa distribuzione, se un certo stimatore è sufficiente o no. Difatti c'è un teorema che non dimostriamo ma che cercheremo di commentare, che dice che dà un criterio necessario e sufficiente per dire se una statistica è sufficiente o no. E questo si chiama teorema di fattorizzazione, che dice sostanzialmente questo. Dice che abbiamo, supponiamo di avere una f di x teta una densità e s di x1 xn uno stimatore di teta. Allora S è sufficiente se e solo se la distribuzione congiunta di x1 xn, funzione delle variabili x1 xn e di teta, si può scrivere in questo modo. Si può scrivere come una funzione g, funzione non delle x1 xn ma delle S di x1 xn e teta, per una funzione h che dipende soltanto invece dal x1 xn. Quindi se c'è una fattorizzazione e il parametro teta va nella parte dove c'è s, anziché quella dove c'è la forma generale di x1 xn.
Non daremo la dimostrazione di questo fatto, però diciamo intuitivamente l'idea è questa. Se potessimo dire che f(x1, xn è la probabilità che x1 sia uguale a x, grande, x piccolo 1, diciamo se f(x1, xn di x piccolo 1, x piccolo n teta fosse davvero la probabilità che x grande 1 sia uguale a x piccolo 1 e così via, x grande n uguale a x piccolo n, naturalmente tutto parametrizzato da teta, allora diciamo così, la densità, la probabilità condizionata, allora la probabilità condizionata sarebbe la probabilità che x1 grande sia uguale a x1 piccolo bla bla, intersecato g di x1 xn, s di x1 xn uguale a S piccolo, naturalmente devono essere verificate entrambe le cose, diviso la probabilità che S di x1 xn sia uguale a S piccolo. Ora, adesso, se la probabilità si calcola col valore della F, allora se chiaramente se la F si fattorizza in quel modo lì, noi abbiamo la probabilità che G S teta, perché chiamiamo questo S0, questo sarebbe G di S0 teta per h di x1 xn, perché così è la f, perché entrambe le cose entrano nel valore di f. E sotto ci sarebbe la somma di tutte le possibilità di tutti gli x1 xn, tali che s di x1 xn sia uguale a S0 della probabilità, quindi delle F e quindi delle G S0 teta, perché gli S0 vanno a finire tutti qua, per le H di X1 XN. Diciamo, chiamiamole Y1, che è più bello, perché è una sommatoria variabile. Ecco, delle H di Y1 YN, che comunque sono sempre le x1 xn di prima, eh? No, allora no, era meglio lasciare le xn. Scusate, torniamo indietro. Quindi x1 xn tali che sx1 xn uguale a s0. Quindi quando io sostituisco dentro in g, quando io sostituisco in g di s di x1 xn teta, ovviamente questo diventa S0 per definizione di S, e quindi qua invece ho le H di X1 XN di nuovo. Ecco, quindi notate che l'idea fondamentale è che questo oggetto qua esce dalla sommatoria e si semplifica e rimane una funzione che è soltanto funzione, una K che è funzione soltanto delle X1 XN. Ecco, questo mostra almeno intuitivamente una delle due implicazioni. Comunque noi non dimostreremo il teorema e lo utilizzeremo soltanto. Ecco, allora per esempio, se noi prendiamo la normale, quindi tornando alla normale, si vede subito adesso che funziona. Perché adesso basta prendere la distribuzione della normale, del campione estratto dalla normale, no? Cioè f di x1 xn, in questo caso, che sarebbe mu questo, sempre con sigma uguale a sigma 0 e teta uguale a mu, e questo lo abbiamo già visto alla paraffina, alla paranoia, questo è 1 fatto radice di 2 pi greco sigma alla n per l'esponenziale di meno 1 fratto 2 sigma 0 al quadrato, somma degli x con i meno mu al quadrato. Per cui questo viene uguale 1 su radice di 2 pi greco sigma 0 alla n esponenziale, la solita pappardella,
meno 1 su 2 sigma 0 al quadrato. Adesso andiamo a vedere cosa succede qua. Allora, abbiamo la somma per k che va da 1 a n di x con k al quadrato meno 2x con k mu più mu al quadrato. Quindi andiamo a sviluppare. Qui mettiamo il solito c sigma 0, esponenziale di meno 1 su 2 sigma 0 al quadrato. Questo diventa, allora attenzione, qui c'è la somma per k che va da 1 a n di x con k al quadrato, che è quello che non ci interessa. Poi abbiamo meno 2 mu somma degli x con k, che invece ci interessa, e poi più n mu al quadrato. Adesso dobbiamo individuare la funzione g, quindi separiamo tutto quello che dipende soltanto dalle x con k e non da teta e da s. Quindi ricordiamoci che s non è altro che x segnato n, per cui la somma degli x con k è n volte s di x1 xn. Ecco, quindi qui cominciamo a scrivere meno 1 su 2 sigma 0 al quadrato, somma degli x con k al quadrato, e questa farà la funzione h. Poi viene l'esponenziale di meno, anzi più, mu fratto sigma 0 al quadrato per n per s x1 xn, e poi c'è più, anzi meno, n mu al quadrato fratto 2 sigma 0 al quadrato, se non ho sbagliato i conti. Allora, questa è la funzione g di s teta, vedete che è funzione soltanto di s, e questa invece è la funzione h di x1 xn. C sigma 0 è un numero, dipende anche da n, ma è sempre un numero, e di conseguenza, e quindi si ritrova quanto abbiamo visto, quanto abbiamo calcolato prima, il risultato. Una generalizzazione facile è quella delle statistiche congiuntamente sufficienti. Diciamo che semplicemente si permette di avere più di una statistica, quindi abbiamo, come al solito, fx1 xn, una densità campionaria, e stavolta abbiamo s1, s con r delle statistiche, quindi anche più di una. Allora si diranno sufficienti, si diranno congiuntamente sufficienti, se la funzione di densità campionaria, insomma se la densità del campione dato S1 uguale S1, diciamo così, S1 uguale S piccolo 1, SR uguale S piccolo R, che quindi risulta essere una superficie di dimensione, ipersuperficie di dimensione n-r, non dipende dal parametro o dai parametri teta. Ecco, anche qui densità campionaria funzione di teta 1 teta k, cioè ci possono essere anche più di un parametro. Ecco, vale un teorema di fattorizzazione anche per le statistiche congiuntamente sufficienti, e dice sostanzialmente, cioè S1 e SR sono congiuntamente sufficienti se e solo se la densità congiunta, quindi di x1 xn, e mettiamo pure teta 1 teta k, si scrive come una funzione g delle s1 s con r, ovviamente funzioni di x1 xn, per una funzione, e naturalmente dei teta,
per una funzione h che invece è funzione soltanto di x1 xm. Ah, qui ho scritto tutto piccolo, no? Vediamo come esempio quello della normale, dove però abbiamo due parametri, quindi abbiamo r uguale a 2 e k uguale a 2, fx è la normale di parametri mu e sigma quadro. Allora, abbiamo già visto tante volte la fx1 xn del campione casuale semplice. È 1 fratto radice di 2 pi greco sigma alla n per l'esponenziale di meno 1 su 2 sigma quadro per somma per k che va da 1 a n di x con k meno mu al quadrato, che in tanti modi possiamo scrivere in questo modo qua: 1 fratto 2π greco alla n mezzi, che non dipende da sigma, stavolta dobbiamo stare attenti anche alla sigma alla meno n, poi abbiamo l'esponenziale di, se facciamo la solita decomposizione, meno 1 su 2 sigma quadro per somma degli x con i, degli x con k, al quadrato meno 2 mu somma degli x con k, come abbiamo fatto già, più n mu al quadrato. Quindi, come si può vedere, adesso abbiamo questa volta abbiamo una funzione, quindi abbiamo 1 fratto 2π greco alla n mezzi, che è una costante. Poi abbiamo una funzione g di mu s sigma quadro, poi s, allora abbiamo la, perché non abbiamo detto quali sono, chiamiamola m2 e m1, anzi m'2 e m'1, dove per h di x1 xn, ecco, così ancora più precisa, dove m1 è semplicemente uguale alla somma degli x con k, momento di ordine 1, momento assoluto, m'1. E m'2 è la somma per k che va da 1 a n di x con k al quadrato, somma dei quadrati, quindi il momento assoluto di ordine 2. Poi h di x1 xn è la funzione identicamente 1 e g di mu sigma quadro x e y è evidentemente tutto quello che c'è scritto lì, evidentemente e al sigma alla meno n esponenziale di meno 1 su 2 sigma quadro che moltiplica, quindi qui c'è y meno 2 mu x più n mu al quadrato, e è una funzione più che legittima. Quindi da qua deduciamo che m'1, cioè la somma degli x con k, m'2 la somma degli x con k al quadrato, sono statistiche congiuntamente sufficienti. A noi di queste ci interessa poco, perché ci piacerebbe capire se quelle che ci interessano di più sono la media campionaria e la varianza campionaria, se lo sono. Allora c'è un risultato, un'osservazione generale, che dice che se S di x1 xn è una statistica sufficiente, allora è, chiamiamola così, e no, F grande non mi piace, e G grande da R in R è una funzione invertibile, allora
anche S' uguale G di S di x1 xn è una statistica sufficiente. Ora, questo andrebbe dimostrato, ma è abbastanza intuitivo perché chiaramente, diciamo così, le superfici di livello di S' e S sono le stesse e sono proprio quelle che determinano la misura ristretta alla superficie e quindi il fatto che ci sia o meno la dipendenza dal parametro. E analogamente, diciamo, il complesso S1-SR è sufficiente, è congiuntamente sufficiente se per ogni, diciamo così, se, diciamo così, se e se G cappello da stavolta R con R a R con R è invertibile, cioè la stessa cosa con R componenti, allora anche S cappello 1 S cappello R uguale G cappello di S1 SR sono congiuntamente sufficienti. Tutte cose noiosissime da dire, ma abbastanza evidenti da capire. A noi interessa capire che X segnato N e Sn-1, S quadro n-1, sono funzioni invertibili di M'1, M'2, perché in questo caso anche loro saranno congiuntamente sufficienti. La risposta è sì, perché chiaramente, perché M'1 è n volte x segnato n, ricordiamo che M'1 è semplicemente la somma degli x con k, mentre la somma degli x con k al quadrato, con il solito trucco, è uguale alla somma degli x con k meno x segnato n al quadrato più n volte x segnato n al quadrato. Quindi M'2 è uguale a n-1 s quadro n-1 più n x quadro n. Quindi M'2 è uguale a n xn più n-1 s quadro n-1. Questa è una trasformazione lineare da R2 a R2, quindi qui R è uguale a 2, e quindi la matrice N0, N, N-1, quindi il determinante è N per N-1, che chiaramente è diverso da 0, se N è diverso da 1, diciamo N maggiore o uguale a 1. Se il dato è uno solo, evidentemente non è vero, perché se il dato è uno solo, S è uguale a 0, e quindi chiaramente non è più univoca, biunivoca, ma altrimenti lo sono. La conseguenza, quindi, il risultato finale, molto importante, è che se si ha un campionamento da una normale, n mu sigma quadro, allora la media campionaria e la varianza campionaria, che già sappiamo essere indipendenti, sono statistiche congiuntamente sufficienti.
per mu e sigma quadro.